radici greche del pensiero occidentale tendevano a mettere insieme, addirittura a ridurre a un'unica categoria, no? La calocagazia, la virtù era insieme essere belli esteticamente, rispondenti a certi canoni. Naturalmente c'è un sottinteso anche di aristocrazia, per esempio in Omero, nelle tradizioni greche, e al tempo stesso un comportamento retto, no? Man mano che si è andati verso la modernità, le due cose si scindono e con la modernità il concetto appunto di efficacia, per esempio in un'azienda ci vuole l'etica, nel senso che non si può impadronirsi della cassa perché ci sono delle regole, c'è una moralità aziendale, però non altrettanto automaticamente per funzionare l'attività commerciale moderna ha bisogno invece di un'estetica aziendale. Se non ci sono delle programmazioni sui tempi lunghi, e quindi qua rovescio la cosa, non solo l'estetica che ha una funzione educativa, no? Non solo quella cosa da cui siamo partiti, e cioè il fatto che nei quartieri brutti, senza nessun arredo urbano, c'è una maggior criminalità e sono state studiate le corrispondenze proprio tra queste cose, ma anche che il programma etico dà luogo a una certa qualità estetica. Specializzazione in sé, ovviamente creando compartimenti separati, ognuno si considera persona brava, che fa bene quello che deve fare se fa quella cosa lì specifica. Cosa in cui sono stati, come sappiamo, non lo so, precursori, i chimici che facevano i gas letali per i campi di annientamento nazisti, no? Quando ognuno si specializza troppo, questo lo vediamo, salta via la dimensione etica. Quanto più si va alla modernità, tanto più purtroppo l'arte è parallela alla religione, nel senso che è sublime, è bellezza, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di aver letto Benjamin, no, per ricostruire questo. L'arte e religione un tempo sono unificate e in passato e si rivolgono a tutti. Ma così come la religione poi si istituzionalizza, diventa un fenomeno di potere e crea una classe di intermediari che possono essere persone sublime come certi teologi, certi predicatori che vediamo ancora oggi, ma molto spesso purtroppo diventano invece semplicemente dei burocrati della verità, no? Così forse anche il sublime, non in senso metafisico religioso, ma nel senso della bellezza, si fa così specialistico, così particolare, che richiede la mediazione. Forse è sbagliato dire del critico d'arte perché ormai non è più il critico d'arte, ma il curatore di collezioni, no? O di musei. Comunque ci sono tante figure intermediarie perché gran parte dell'arte moderna offerta al pubblico generale non dice niente o quasi niente, ci vuole un'educazione, non è un manipolatore, di nuovo questo critico. Non è un manipolatore, non è una persona insincera necessariamente, no? È una persona facilmente molto intelligente, molto creativa, però molti di questi critici possono anche sedersi e diventare dei personaggi passivi che vivono di rendite di posizione, si dice in economia.